torna a chiedere al comune di Pescara che gli venga assegnata una casa popolare nella quale poter vivere con la moglie Gabriella. Al TG8 parla ancora una volta Giuseppe Ciano. Sono passati ormai 10 anni e sono troppo indietro in graduatoria per un alloggio popolare, ci dice. Viviamo in una rimessa agricola in condizioni estreme. A settembre rischiamo di ritrovarci per strada. Siamo due invalidi, io e mia moglie, collegio 104. Lavoriamo guadagnando poco più di 3.600 euro all'anno di sé e siamo molto malati. Tutti e due viviamo in una rimessa agricola senza servizi, non possiamo lavarci, non abbiamo il gas. Ci siamo rivolti al comune decine di volte, all'ATER, alla regione Abruzzo, alla presidenza della Repubblica, ci siamo rivolti alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ci siamo rivolti a tutti. Ultima, al difensore civico, potete anche... che ha mandato una lettera al comune di Pescara e per conoscenza a me, difensore civico che si è instaurato poco tempo fa, il dottor Morra, gentilissimo, e tutto il suo staff, in cui chiede due punti. Innanzitutto la graduatoria, io sono in graduatoria da tanti anni, la graduatoria aveva 8 punti e quindi praticamente che cosa è successo? Che con una legge della Corte Costituzionale, una sentenza, i 6 punti sono stati tolti. Sono stati tolti a tutti, di quello non gli faccio colpa, purtroppo le sentenze vanno eseguite e non discusse e quindi non ne faccio, però mi sono ritrovato con una graduatoria che da 8 punti mi ritrovo con 2 punti, perché il comune di Pescara, dopo aver fatto ricorso quando è uscita la prima graduatoria provvisoria, mi aveva mandato un attestato che avevo 8 punti in tutto e me l'hanno scritto loro. Però, mo è vero che mi avete tolti i 6 punti che vedete qui tolti, decurtati perché c'è stata quella sentenza, però non mi hanno tolto il disagio abitativo e non mi hanno tolto quella...